Ciao ragazzi di Cipher TV, oggi andiamo a vedere il WOD di giovedì. Sarà un 4-time, quindi dovremmo cercare di finirlo nel miglior tempo possibile. Abbiamo sempre la corsa intervallata da due giri di DT. Cosa vuol dire? Che inizieremo a fare 600 metri run, due giri di DT. Il DT è composto da 12 deadlift, 9 hang power clean e 6 push jerk. Al termine di questi due giri faremo nuovamente 600 metri di corsa, ripeteremo due giri di DT, 600 metri di corsa, altri due giri di DT e terminiamo con 600 metri di corsa. Quindi i giri di DT complessivi saranno 6, intervallati dalla corsa che saranno 4 ripetute da 600. Come pesi, gli atleti più esperti e gli intermedi utilizzeranno lo stesso peso, gli uomini 70 e le donne 50. Gli atleti invece principianti, uomini utilizzeranno 50, le donne 35 kg. Come warm up cosa dovremo fare? Dovremo fare due giri cercando di effettuare ogni esercizio nel meglio possibile. Cosa vuol dire? Che dobbiamo stare attenti alla tecnica, visto che oggi utilizzeremo molto il bilanciere e gli esercizi non sono molto facili da eseguire. Faremo questi due giri con il PVC, quindi faremo 3 good morning, 3 back squat, 3 push press partendo da dietro la testa, poi lo porteremo davanti, faremo 3 front squat, 3 push jerk e 3 deadlift. Alla fine di questi due giri col PVC, in modo tale da attivare bene le articolazioni, prenderemo il bilanciere vuoto e ripeteremo la stessa successione degli esercizi che abbiamo appena visto per altre due volte. Al termine affronteremo la skill del giorno. Cosa faremo? Faremo il back squat con le pause. Faremo due back squat in un minuto perché sarà un EMOM che durerà 10, quindi due back squat ogni minuto, il resto è tutto il recupero attivo che avete. Le pause sul back squat come saranno strutturate? Molto semplice. Partiremo staccando il bilanciere dal rack, scenderemo giù in buca e staremo in buca 2 secondi. Dopo i 2 secondi, quindi conteremo 1001, 1002, veniamo su e ci fermiamo al parallelo, quindi in un mezzo squat. Ci fermiamo altri 2 secondi ed infine concludiamo la fase concentrica finendo il nostro back squat. Così ripetiamo un'altra ripetizione perché in totale sono 2.